Sì, Austria. Ci sarà la sprint race, ma prima ho raggiunto la massima evoluzione della macchina. Telaio, aerodinamica, telaio, motore, resistenza, vabbè, non mi interessa. Detto questo, pista, via, qualifica. E si va con la sprint race. Allora, facciamo rossa, 9 giri. Aia, facciamo 9 giusti. Poi al massimo vado a risparmio. Sto meglio qua. Troppo pattinamento. Così si fa. Hamilton, stai... Ladro, che ladro. Che ladro vergognoso. Ancora. No, ma non ci credo, cioè mi è passato davanti. Sì, ma autoscontri, no, Formula 1. Due al prezzo di uno. Hamilton attaccato qua. Sì, vabbè, ma non è Formula 1, è Formula Kart. Non mi interessa, il mondiale io non lo posso vincere. Posizione. Davanti c'è Verstappen. Il distacco dalla vettura davanti è 2,6 secondi. Monta gomme morbide e nuove. Hai dietro Hamilton. Monta gomme morbide e nuove. La distanza dal primo è 2,8 secondi. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il treno attuale. 5 giri alla fine della gara. No, sul... Sempre la solita storia, batteria nella curva. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Bandiera verde. Velocità. Ci informano che la safety car uscirà a breve. Sembra ok, safety car. Problema con alcune vetture ferme in pista. Alcune informazioni su Vettel. È fuori dalla gara. Riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Allora, raggiunta coda nella safety car. Sono terzo, Hamilton è dietro. Aspettiamo il gruppone. No, ma no, ma perché? Ha tolto la safety car. Proprio in questo giro, ancora il gruppo non è compatto. Se ci provo su Verstappen mio, eh. Dai, dai, che lo passo! Ok, via libera. Che sfiga, raga. Dovevo fare così prima. Ci resta abbastanza carburante per un solo giro. Solo giro e sono all'ultimo giro. Per fortuna che è arrivata la safety car, perché non ho più benzina, eh. Laggiù come... Chris. Hai circa 4 secondi di ritardo sulla vettura davanti. Dai, accelera. Sì, ma ho spaccato tu. Sì, ma per miracolo, eh. E ora vediamo come questi risultati. Allora, punteggio pieno, primo, secondo. Nonostante gli sforzi, andiamo alla gara vera, quella col pit stop. Andiamo, dai, che si può vincere oggi. 3, ok, andiamo, via, via, via. Imprendibile, ragazzi, è impossibile. C'è Hamilton dietro di te. 6 giri all'apertura della tua finestra del pit stop. Mancano 18 giri.
imprendibile, troppo veloce, non si può fare niente. Ancora molta energia in riserva, usa il tuo passo. Bravo, perché mi confonde così sto scemo? Sotto. Appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. Non so come fa il compagno ad andare così veloce, io non lo so. Metto... spingendo al massimo, boh, vabbè. Disponibile sul DMF. No. La pista è libera, bandiera verde. Ci hanno informato che un incidente ha lasciato sulla pista un alto numero di detriti. Uscirà a breve, c'è una nuova strategia. Attenzione. Safety car, safety car. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. No, aspetta un attimo, sono andato troppo lento. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Metto la dura e vado fino in fondo, perché tanto non ce ne, non ce la faccio con questa, con la gialla. Una sosta fantastica, è stata più veloce di quanto previsto. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione, quella era l'ultima.
Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DM. Fatto una cazzata. C'è una nuova strategia. Media. Sul DMF. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Ecco, devo essere velocissimo. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Media nuova, tempo perfetto. Complimenti a te e alla crew. Siamo soddisfatti. Fai attenzione alle gomme adesso. Devi finire la gara con il treno attuale. Puoi superare. Allora, non sto capendo un cazzo. Cosa devo fare? Il problema è che lui c'ha il tempo anche di fare un pit stop e stare davanti allo stesso. Sta merda. Riduci la velocità. Il delta è troppo basso e rischiamo una penalità. Rallenta immediatamente. Non è entrato in box, vai a capire perché. Ok, è raggiunta la safety car e un attimo. Ho risparmiato più benzina possibile prima di avvicinarmi perché sarà dura. Bravo, mi inchiodano davanti. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. E il doppiato, perché in mezzo ai coglioni? Ma perché?
Lo lascio lì come niente. Oh, imprendibile anche con le gomme vecchie. È consumato. Di nuovo. Sembra che ci siano molti detriti sparsi sul manto stradale. Due safety car tra gara e sono solo a metà, Alcune informazioni su Magnussen. Si sta ritirando dalla gara. Ok, safety car è qua. Ti stai avvicinando alla safety car. Sei il leader della corsa, quindi non puoi sorpassarla. Stai dietro alla safety car. Penso rientrerà subito, perché il gruppo è già qua. No, fa un altro giro. Allora rientra adesso? Sei
vicino alla safety car, ok? La safety car rientrerà durante questo giro. Non accelerare. C'è Leclerc che è fuori dalla sessione. Delta finché la safety car non sarà entrata nella corsia dei box. Vado a due all'ora, proprio gli brucio proprio, gli faccio raffreddare le gomme. C'è un problema al DRS, la tua ala posteriore è fuori uso. Rimani in pista, possiamo riparare il guasto a distanza. Allora, appena faccio la curva do gas. Non questo, l'ultimo. Via, via, via. L'unico è Russell che mi dà la noia gli ultimi giri. DRS consentito. E comunque da quando è iniziata la serie, stagione 1-2 ha vinto Russell il mondiale. Questa è la terza. No, cos'è sta roba? Ho sbagliato, è venuto sotto così. Strategia disponibile sul DMF. C'è una perdita nel serbatoio. Strategia alternativa a disposizione sul DMF. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi accelerare. Che gara schifosa veramente. Buggatissimo. Thank you.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 4 giri. Che schifo, proprio buggatissima sta gara. C'è molta energia da usare. Abbastanza carburante per un solo giro. Sei all'ultimo giro. Vabbè, cioè non lo so. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Finita la benzina. Abbiamo una strategia alternativa. Vabbè. C'è una nuova strategia disponibile sul DMF. Vabbè, dai, non ho più parole. Finisce la benzina. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Ciao a tutti, ciao.